Buon salve a tutti amici, io sono Ami, il vostro villain from Video Games e bentornati in un nuovo episodio del Nintendo News. Il Nintendo News è una rubrica settimanale che viene sempre su questo canale in cui andiamo a vedere le notizie principali, le più importanti per quanto riguarda il panorama Nintendo. Se vi interessa quindi Nintendo e Nintendo Switch, questo è il canale che fa per voi. Vi ricordo ovviamente di lasciare like per supportare il video e la serie di Nintendo News, ma soprattutto di iscrivervi se appunto vi interessa la grande N e Nintendo Switch. La notizia più importante che sta girando in questi ultimi giorni è un rumor che parlerebbe di una Nintendo che non vorrebbe fare un direct, non potrebbe fare un direct a giugno di quest'anno, cosa che di solito avveniva per quanto riguarda le 3. Il rumor che è stato promosso da VentureBeat parla di una Nintendo che sta avvertendo tutti i suoi partner dell'appunto mancanza di un direct a giugno. Questo a causa del coronavirus che sta portando la maggior parte dei dipendenti Nintendo a lavorare a casa attraverso lo smart working. E questo appunto non permette alla maggior parte dei dipendenti di Nintendo di poter creare appunto questo Nintendo Direct. Allo stesso tempo, però, Nintendo dice che rimarrà in contatto con il suo pubblico attraverso altri metodi, quindi sfrutterà altri modi per svelare le sue carte, soprattutto la collection di Mario per il 35esimo anniversario, che si sta rumoreggiando ormai da un po', è stata confermata da varie voci e deve essere praticamente solo annunciata. Si pensa quindi che Nintendo potrebbe sfruttare strumenti come Twitter o come YouTube, che sono stati usati sempre di più dalla grande N in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni con Nintendo Switch, con annunci sparati, quello che si dice su internet un Twitter Direct da parte di Nintendo stessa. Nella giornata di ieri è stato annunciato anche il Summer Game Fest, organizzato da Geoff Keighley, il creatore dei Game Awards. Questo Summer Game Fest sarà un evento esclusivamente online in cui non solo potremo avere informazioni riguardo la nuova generazione di Sony e di Microsoft, in cui appunto potremo vedere gameplay, interviste e via dicendo, anche annunci di demo, ma anche produttori di terze parti come potrebbero essere Bethesda, Square Enix, che potrebbero annunciare titoli anche per Nintendo Switch. Non sappiamo se a questo Summer Game Fest prenderà parte anche Nintendo, sappiamo unicamente che l'evento durerà 4 mesi, quindi da giugno fino praticamente a settembre, quindi ci potrebbe essere la possibilità nel corso delle prossime fasi, così ha detto Keighley, che possa partecipare anche la grande N. Poi, come ho detto, magari ci scappa qualche annuncio di gioco anche per Nintendo Switch, quindi uno sguardo bisogna sicuramente darglielo. Un'altra news che non ha stranamente infuocato internet, e questo è sicuramente un male, riguarda le novità rivelate dal signor Itoi, e cioè il creatore della serie di Earthbound. O Mother. Itoi ha rivelato che il suo studio non ha intenzione di creare un quarto gioco della serie di Mother, però ha intenzione comunque di tenere in vita il brand di Earthbound e lo vuole fare innanzitutto con l'annuncio di un libro. Questo libro praticamente conterrà lo script da Mother 1 a Mother 3 ed uscirà entro la fine dell'anno. C'è inoltre una notizia positiva, e cioè che questo libro sarà tradotto in tutte le lingue, quindi potremo sicuramente trovarlo in inglese, speriamo anche in italiano. C'è però un'altra cosa interessante, cioè che il trailer di annuncio del libro rivela che ci saranno altre notizie riguardo il brand di Mother nel corso del tempo, nel corso di questi mesi qua. Quindi speriamo e incrociamo le dita che il rumor di un remake di Earthbound barra Mother potrebbe essere realtà nel corso magari del 2021. Nella giornata di ieri inoltre è stato rilasciato ufficialmente il nuovo DLC di Luigi's Mansion 3, la seconda parte del DLC di Luigi's Mansion 3. Come il precedente, anche questo si focalizza soprattutto sull'online, aggiungendo tre minigiochi, dei nuovi costumi e delle nuove stanze che potrete affrontare con i vostri amici. Molto carino soprattutto il gioco dell'hockey, che sembra praticamente introdurre una sorta di Rocket League, però in salsa luigiana. Salsa luigiana, l'ho detto. L'ultima parte di questo Nintendo News invece, ragazzi, lo dedichiamo ad Animal Crossing. Per prima cosa vi lascio il video di un mio caro amico che ha parlato delle novità di maggio per quanto riguarda insetti e pesci nel mondo di Animal Crossing. Nella vostra isola ve lo lascio nel
nelle schede che appariranno qui da qualche parte e anche in descrizione potete tranquillamente andare a vedere e capire che cosa ci sarà da acchiappare in questo maggio. La seconda cosa che vi voglio dire è che Animal Crossing ovviamente sta ancora facendo parlare di sé, non solo tramite vendite, di cui però non andrò a introdurre nulla perché già oramai sapete che cosa sta facendo Animal Crossing, ma sotto altri aspetti molto molto più strani. Innanzitutto perché Tom Nook è apparso nella copertina di Financial Times. Sì, un giornale dedicato all'economia e alle banche. L'articolo non parla unicamente del taglio delle apparizioni delle tarantole e degli scorpioni, che ovviamente nel gioco valevano un casino e di cui molte persone sfruttavano per poter ripagare quasi subito la casa e tutte le cose che appunto volevano fare, quindi relativamente velocizzando il gioco, era una problematica che avevo sottolineato anche nella recensione che vi lascio nelle schede e sempre in informazioni, ma parla anche del taglio degli interessi della banca di Tom Nook, che serve, è un modo che Nintendo ha utilizzato per cercare di svantaggiare chi fa salti nel futuro. Insomma, un obiettivo, si può dire, da parte di Nintendo, finire sulle pagine di Financial Times con un gioco, e credo che l'unica frase da poter dire è "What a time to be alive", davvero, porca troia. Nel frattempo, in Animal Crossing è stata poi scoperta una nuova cosa bellissima. Con l'ultimo aggiornamento è stata infatti reintrodotta l'arte, i quadri, le statue e via dicendo. E si è scoperto che, oltre ad esserci ovviamente dei quadri fake e dei quadri reali, si è anche scoperto che esistono dei quadri fake infestati. Quindi vi potrebbe capitare, soprattutto nei quadri fake, un quadro che aprirà e chiuderà gli occhi, oppure che semplicemente girerà la testa, ovviamente in maniera molto molto creepy. È un'aggiunta super bella, quindi ora su Animal Crossing non vi aspetta solamente il riconoscere i quadri veri dai quadri falsi, ma anche la caccia ai quadri infestati, che toglierà sicuramente tante ore. Il mio gatto è appena sceso dal divano, grazie. Prima di chiudere, ragazzi, vi voglio solo segnalare che sto cercando di riportare in vita la pagina Facebook, condividendo news, magari su giochi indipendenti che magari interessano più una nicchia di voi, ma per andare anche nel dettaglio su determinate news che non posso dire qui per motivi di tempo. Quindi sotto in descrizione, ragazzi, c'è il link alla mia pagina Facebook, ricordate di mettere mi piace e ovviamente seguirla per rimanere sempre aggiornati su notizie nintendose. Credo di non aver mai detto nintendose in tutta la mia vita, sarà una prima e unica volta, spero. Detto questo, ragazzi, vi ricordo di seguirmi su altri social che trovate tutti in descrizione, di unirvi al gruppo Telegram per chiacchierare con tutti gli altri ragazzi e ovviamente anche con me, ma soprattutto di mettere la campanellina di YouTube così da essere notificati ogni volta che esce un mio video o vado in live. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!